Questa è Radio Sanremo. Allora, mentre le cicale stanno facendo il loro lavoro, io sono qui con Alessandro De Mur. Ciao carissimo. Ciao, ciao a tutti. Allora, tu sei il più giovane, questo lo sappiamo, del gruppo dei Trilli e suoni nel gruppo già da un po' di tempo. Intanto, com'è essere il più giovane in un gruppo importante che sta davvero dando un forte valore alla lingua genovese? Ma è una cosa veramente bella e anche emozionante, perché io con le canzoni dei Trilli ci sono praticamente nato. Da piccolo il mio primo approccio alla musica è stato con mia nonna, che metteva sulle canzoni dei Trilli, di Piero Parodi, e quindi ritrovarmici adesso ad essere io stesso insieme a Vladi e tutti gli altri del gruppo a portare avanti questa tradizione, questo discorso, innovandolo anche, dato che abbiamo anche fatto un disco nuovo e ora ci sono un sacco di progetti pronti lì da parte. È veramente una forte emozione sapere, sì, di contribuire a un qualcosa che è molto bello e importante, che è il mantenimento del dialetto ligure, dialetto genovese, dando anche una sferzata forse in senso musicale e andando a cercare sonorità anche un po' lontane forse dal folk, che è stato l'inizio del gruppo dei Trilli, grazie anche ai giovani, giusto? Sì, certo, si prova a fare qualcosa di diverso. Io per esempio di recente ho scritto un brano che è stato fortunato, ho avuto un esordio fortunato, quello che ha vinto il Festival di Albenga lo scorso mese, e sì, ho voluto provare a dare una veste nuova al genovese, a creargli una musica pop intorno piuttosto che il classico accompagnamento folk, perché secondo me è il modo per mantenerlo vivo il dialetto e farlo arrivare ai ragazzi un po' più giovani, e per farlo arrivare alle generazioni più giovani come la mia, i miei coetanei, ma anche quelle future, deve anche svecchiarsi un pochino, e spero di poter dare un contributo, mi farebbe veramente piacere. Tu comunque stai cominciando anche questo viaggio importante appunto come solista con questa canzone che ha vinto, è arrivata davvero lassù in vetta in questo festival del dialetto di Albenga. Esatto. E Storia di Sena. Esattamente. Ok, esiste anche un videoclip. Intanto raccontaci com'è nata la storia di questo videoclip, perché intorno alle immagini, cioè la musica intorno alle immagini, alla fine, certo, poi dà sempre un risultato molto suggestivo. Certo, è importante che combacino bene. E allora ti dico che il video l'abbiamo girato praticamente tutto a Genova, girando anche in location un po' più particolari, per esempio battute. Siamo stati in Villetta di Negro, che è un posto veramente bellissimo. Sì, ho riconosciuto le grotte. Sì, vero. Pensa che io ho 20 anni appunto, e quel posto lì l'ho visto per la prima volta di recente mentre abbiamo girato il video, ed è stato veramente bello. Come l'ho visto, ho detto facciamo sicuramente qualche scena lì, anche sotto la grotta della cascata, è veramente bello. E poi soprattutto abbiamo cercato di cogliere alcuni aspetti secondo me fondamentali e molto importanti che rispettano anche il tema della canzone, e li ho ottenuti grazie alle partecipazioni bellissime che mi hanno veramente riempito il cuore di Vladi e di Piero Parodi, perché c'è una scena in particolare verso la fine del video dove ci siamo noi seduti fuori dai gradoni di Palazzo Ducale in Piazza Matteotti, e lì è veramente bello perché l'immagine delle generazioni è come se ci fosse un passaggio di consegne, no? Tutto per finalizzato al bene comune di tutti, che è la musica e il mantenimento della lingua. Quindi è Stoia de Sena, un singolo importante per Alessandro De Mur, che mi auguro che sia soltanto l'antipasto di un lavoro più ampio. C'è qualcosa che bolle in pentola a livello di album? Ci stai lavorando? Allora ti dico, in genovese per il momento c'è questo, perché comunque ora non posso dirti di avere qualcosa da parte, perché prima di tutto vorrei avere l'ispirazione e non scrivere apposta, perché sennò così si ottengono risultati scarsi. I progetti per album ce li ho, però si parla di progetti in italiano. Io ho già anche pubblicato nel 2020 a settembre un doppio singolo che è disponibile su tutte le piattaforme digitali, e sono appunto due brani miei in italiano. Però sì, io ci sto lavorando e ora mi sto anche aprendo, sto cercando anche di trovare termini belli in genovese, parole che di poco uso comune, che non si usano tanto, no? Per provare a inserirle in una canzone, magari per provare a
a quindi a riscoprire la voglia, a riportare, scusami, la voglia nelle persone di riscoprire la lingua. E magari un termine accattivante che magari suona bene può essere anche una chiave interessante. Beh dai, i nostri poeti genovesi, da De André a Ivano Fossati, hanno spesso trovato rime, assonanze e parole davvero davvero importanti che non erano mai state utilizzate. Beh, certo. Quindi la tua ricerca anche a livello letterale è senza dubbio importante. C'era De André in particolare, perché io dopo Piero Parodi e Trilli sono passato a Fabrizio De André con la musica d'autore. Certo. Quindi avevo visto un suo concerto in DVD, ovviamente, al Teatro Brancaccio di Roma, dove diceva, quando è uscito il disco, Cosa de Ma, mi hanno chiamato, cioè, siamo nei guai, non lo capiscono neanche a Genova. E quindi sì, capisco bene. Poi però, dato il successo che ha avuto, significa che speranza ce n'è e bisogna solo avere voglia di portarla avanti e di ascoltarla e di imparare ad amarla. Lui è Alessandro De Muro, tenetelo d'occhio perché questo ragazzo combinerà qualcosa sicuramente di interessante. Grazie Alessandro. Grazie mille a te. E Stoia Desena. Questa è Radio Sanremo.